Le istituzioni, l'autorità portuale, le associazioni di categoria, i sindacati fanno il punto qui a Firenze, nella sede della presidenza della regione toscana, sull'accordo di programma per Livorno. Gianfranco Simoncini, consigliere del presidente. La riunione di oggi è per fare andare un'informazione sullo stato avanzamento. Intanto per informare che il 30 ci sarà l'insediamento formale a Roma della cabina del comitato esecutivo dell'accordo di programma, che entro le ferie ci sarà definitivamente l'approvazione del decreto che riconosce Livorno come area di crisi complessa, e poi soprattutto volevamo fare una verifica sull'avanzamento dei bandi per i lavori di pubblica utilità, dei bandi per gli incentivi all'occupazione e in particolare ovviamente del lavoro che l'autorità portuale sta portando avanti per quello che è l'impegno più rilevante dell'accordo di programma dal punto di vista finanziario, che è la darsena Europa. Giuliano Gallanti, commissario dell'autorità portuale, conferma che il 15 settembre sarà presentato il primo bando per la manifestazione di interesse. Si presenteranno quelli che intendono partecipare alla fase di gara vera e propria, che avverrà dopo i 40 giorni, e daremo un tempo di alcuni mesi perché devono preparare il progetto e del termine delle opere foranee. Quindi noi calcoliamo che l'assegnazione, che poi è la cosa più importante al soggetto, speriamo che si faccia davanti ai grandi promotore, avvenga fine febbraio, primi di marzo. Poi quanti anni? Dipende da chi. C'è un fatto importante, che in questo caso lo stesso promotore, cioè il privato che vincerà la gara, interessa fare rapidamente i lavori anche lui. Quindi possono essere, noi calcoliamo, dai 3 ai 4 anni. Dopo tensioni e polemiche dei mesi scorsi, ora cosa si aspetta il Comune di Livorno? L'assessore Francesca Martini. Ma le aspettative dell'amministrazione, soprattutto dei cittadini e soprattutto dei disoccupati livornesi, sono altissime, quindi speriamo che con l'avvio di questo bando, nel quale speriamo siano inserite clausole di salvaguardia o premialità, insomma, che garantiscano la rioccupazione dei cittadini disoccupati di Livorno, quindi abbiamo grandi aspettative rispetto a questa ingentissima spesa che arriverà sul territorio livornese. Maurizio Strazzullo, segretario della CGIL livornese, vede comunque in prospettiva un rilancio dell'economia e di conseguenza dell'occupazione. Bisogna guardare alla darsena Europa per quello che può riuscire ad attrarre in termini di competitività infrastrutturale che diamo al territorio, e questo secondo me da un punto di vista occupazionale dovrebbe dare dei risultati positivi. Lanciare cifre non mi appartiene, a me mi appartiene più cercare le condizioni per ricreare lavoro, poi più alte sono le cifre, meglio per tutti.